A Palermo, nelle eleganti sale del museo Le Stanze del Genio, si è svolta la cerimonia di premiazione del premio Melissa Riggio, dedicato alla memoria della giovane Melissa, figlia prematuramente scomparsa del concittadino di origine liburgio americano Steve Riggio e della moglie Laura. Il premio è stato promosso dall'Associazione Culturale Pro Mucem Museo della Ceramica di Burgio. Consiste nell'assegnazione di una borsa di studio a uno studente universitario di Burgio che si è laureato in un ateneo pubblico italiano nell'anno accademico 2024. Alla cerimonia erano presenti Laura e Steve Riggio, genitori di Melissa, Vito Ferrandelli, presidente dell'Associazione Culturale Pro Mucem Museo della Ceramica di Burgio, professore Francesco Dieli del corso di laurea in medicina e chirurgia, Sergio Intorre, docente all'Università Studi di Palermo, Pina Roncalli di Burgio, Pio Mellina, direttore del museo Le Stanze del Genio, Giulia Giannetto, vincitrice della borsa di studio, accompagnata dai familiari. La vincitrice della borsa di studio è stata Giulia Giannetto, giovane studentessa di Burgio che si è laureata presso l'Università degli Studi di Palermo in medicina e chirurgia con 110 e lode il premio albanese. Incantevole che come dire, ben si sposa, no, con le finalità della nostra associazione. La nostra, professore Dieli, è un'associazione che ha come nome Pro Mucem, Museo della Ceramica di Burgio. Quindi il nostro obiettivo è quello di promuovere la ceramica di Burgio, il suo museo, ma anche di fare cultura, di fare appunto tante belle iniziative che possano portare avanti la nostra cittadina, e in questo caso siamo veramente orgogliosi perché qui si tratta di dare rilevanza ad una nostra studentessa. E per questo io voglio ringraziare Steve, Riggio e Laura, la sua gentile consorte, per aver pensato a questo premio che è dedicato alla loro figlia Melissa, che è scomparsa prematuramente a 28 anni, ma un gioiello di ragazza che purtroppo non c'è più e che loro, ecco, vogliono ricordare qui in questo modo. E non ci poteva essere modo migliore, appunto, che dare rilevanza ai talenti, alle eccellenze che noi abbiamo nel nostro territorio. Ed è per questo che, ecco, Giulia Giannetto, con il suo 110 lode, maximum valuation, 110 lode è la menzione della tesi, ecco, merita pienamente questo premio. Io, Giulia, ti faccio i miei complimenti, ringrazio anche la commissione, il comitato, diciamo, del concorso del premio, che ha appunto analizzato le domande che sono arrivate, ma la tua, insomma, non aveva bersaglio perché tu eri in assoluto, sei stata in assoluto la più brava. Quindi noi ti facciamo tanti auguri di una carriera brillante, laureata in medicina e chirurgia, quindi una laurea importante. Voglio ringraziare anche il professor Dieli per averci dato l'onore di essere presente. Abbiamo qui la facoltà di medicina che è presente, immagino anche loro saranno orgogliosi di questa ragazza, quindi davvero è una bella giornata per la cittadina di Burgio e appunto io sono molto molto contento e fiero di questa giovane ragazza che appunto ha raggiunto questi eccellenti obiettivi. Futura neurologa. Ah, futura, sì, papà mi ha detto stamattina che sei entrata in neurologia. Ah, devo anche per completezza, diciamo, devo dire che i signori Riggio avevano anche dato la disponibilità per un'altra borsa di studio per gli studi superiori. Si tratta sempre dei ragazzi di Burgio che hanno frequentato istituzioni pubbliche, scuole pubbliche, non private, e che abbiano raggiunto, ecco, delle eccellenze. In quel caso nel bando era richiesto un minimo di valutazione che va da 98 a 100. Quest'anno nessuno a Burgio ha avuto questa valutazione, quindi ho detto che la conserviamo per next year, il prossimo anno. Quindi grazie ancora alla loro generosità, al loro affetto e un applauso facciamo a...